responsabili, perché voi in quanti giorni sono passati adesso? 10 giorni, insomma, in questi 10-12 giorni non siete riusciti a convincere un senatore di Italia Viva a tornare nel Partito Democratico? È perché vi siete impegnati poco o perché loro sono così graniticamente con Renzi? Siccome ricordiamolo, questi senatori di Italia Viva mi permetto sono stati eletti in questo caso di fare un po' di, diciamo, di illazioni, che in questo momento meno se ne fanno e meglio è, però faccio un'eccezione. Io sono convinto del fatto che Renzi sia stato abbastanza astuto, nel senso che la posizione di astensione prima e la vaghezza con la quale si esprime rispetto all'incarico di Conte tiene insieme un gruppo nel quale oggettivamente ci sono posizioni diverse, perché sono convinto che c'è chi ritiene legittimamente che si debba far cadere questo governo e magari fare altre cose non so quali, e chi ritiene invece che, per quanto si possano svolgere delle critiche a questo governo, farlo cadere è molto pericoloso. Parlo di governo nel senso della ipotesi di governo Conte. Ecco, io credo che aver mantenuto questa ambiguità gli ha consentito di mantenere anche un'unità che ha consentito anche che tutti che si realizzasse questa compattezza. E perché non avete convinto nessuno degli altri? Vi siete impegnati abbastanza voi per allargare, diciamo, ai cosiddetti responsabili? Ma, insomma, allora, qui bisogna mettersi d'accordo. Un giorno si racconta che c'è un mercimonio, un mercato delle vacche, che viene proposto questo e quell'altro, e oggi ci si rimprovera che non abbiamo fatto abbastanza. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Abbiamo detto a tutti: allarghiamo questa maggioranza, abbiamo dialogato con i gruppi politici. Io credo che se... Anche perché erano vostri quei parlamentari, quei senatori di Italia Viva, ma no? Ma non quelli che lei richiamava adesso. Quelli che richiamava adesso, penso quelli cosiddetti responsabili, li abbiamo... abbiamo con loro dialogato, e penso che nessuno potrà smentire il fatto che il Partito Democratico è stata la forza più attiva a cercare di allargare la maggioranza. Con poco successo, oppure lei pensa che ne arriveranno altri oltre a questi 10? Con poco successo lo vedremo. Io penso che valga la pena continuare a lavorare perché questa maggioranza sia larga e abbia basi solide. Marco Travaglio, ti vedo perplesso?